cucina e farà il resto dello sport. Io ritengo che oggi, stasera, qui si debba discutere soltanto, si debba deliberare, mi auguro che si possa deliberare soltanto su questo. Se estetizzare o gestire la nostra attività. E la faccio in maniera anche provocatoria, ma la dico che farò fatta, perché presumo che la gestione sia assolutamente impossibile. Perché? Quindi oggi di che cosa dobbiamo parlare? Penso che non si debba parlare se gestire, se affidare attraverso una gara o se continuare il rapporto con chi è in oggi, io se prima sto facendo il mio lavoro, oggi noi dobbiamo decidere che la gestione dei pubblici servizi a rilevanza economica debba avvenire laddove l'ente locale non ha la possibilità di farlo internamente, debba avvenire attraverso affidamento, attraverso l'internalizzazione. I modi, le forme, gli strumenti attraverso cui poi operare la gestione del servizio va decisa tenendo, guardando alcuni aspetti. Cos'è più utile all'ente locale e a ciò che rappresenta l'ente locale? Non voglio entrare nel merito della legittimità o meno di un rinnovo, parlo per paradosso. Se è più utile per l'ente locale gestire la struttura attraverso un eventuale rinnovo, ben venga il rinnovo, parlo per paradosso. Se è più utile gestire attraverso una gara, venga la gara. Ma per capire se è più utile fare l'uno o l'altro, io ritengo che si è diventato cardinale. Che cosa c'è in termini di progettualità rispetto alla gestione di questa struttura? E se fino a qualche giorno fa avevo qualche idea un po' preclinica, per esempio rispetto alla parte della struttura del palazzetto dello sport, oggi ritengo, alla luce dell'esperienza fatta con il concetto di Gigi D'Inizio, che noi probabilmente abbiamo delle opportunità, delle potenzialità, che sono gestite bene attraverso soggetti che sappiano fare il proprio mestiere, probabilmente possiamo creare un valore aggiunto sul territorio. Se è vero che il concetto di D'Inizio ha attratto un'utenza di 1300 unità, allora, deve